A questo piccolo evento che quando abbiamo pensato era davvero piccolo, poi man mano che abbiamo iniziato a fare, a progettare e a pensare queste cose, diventa sempre più grande grazie all'aiuto di tutti voi, di tutti quelli che ci hanno voluto dare una mano. E oggi vogliamo inaugurare, anche se l'orologio che regola la luce ci ha anticipato sul tempo, però va bene anche così. È stata un'idea che è iniziata da poche persone, c'era un tavolino, volevamo dare un senso di comunità, di collettività che si spinge attorno a se stesso. Mi tremo un po' la voce, non è solo l'emozione, anche il freddo. Stringersi attorno a se stesso in un periodo in cui la crisi stringe le famiglie, stringe ciascuno di noi e stringe anche le casse comunali. Quindi abbiamo voluto giocare d'anticipo anche sulla crisi e dare un senso appunto di aiuto a se stessi senza ricorrere alle tradizionali luminarie che costano un bel po', e quindi anche uscire fuori dai canoni utilizzando appunto un'idea che è stata collettiva, si è alimentata di voce in voce e siamo partiti. Siamo partiti in pochi, poi abbiamo lanciato l'appello via Facebook, appello che è stato raccolto da un sacco di persone. Era emozionante vedere bambini che tagliavano le etichette, chi conserva bottiglie con il fiato, chi dava forno, chi lavorava col fil di ferro. Un aiuto prezioso ci è stato dato da Renzo De Maria, che ringrazio davvero, non lo vedo più ma immagino che ci sia, sia qui intorno, che ha ideato queste palle, queste costruzioni utilizzando le bottiglie che nel loro ciclo naturale ovviamente vedono il riciclo attraverso la differenziata, e noi l'abbiamo voluto raccogliere, ne abbiamo raccolte quasi 3.000 in 3 settimane, e queste bottiglie sono state appunto assemblate in queste strutture metalliche col fil di ferro dentro le quali abbiamo messo una lampadina. E nulla, l'idea è semplice, però abbiamo voluto dare un tocco di originalità e abbiamo voluto anche stare un po' insieme, e abbiamo visto il miracolo che quando alcune persone con la voglia di fare per fare del bene, del bello, per abbellire anche un pezzo di paese che molto spesso è stato dimenticato non solo dalle amministrazioni ma anche da noi stessi, trascurato, un centro che deve essere appunto un certo storico, il centro del paese, e gli abbiamo voluto dare la giusta dignità che merita. Quindi questa è una piccola iniziativa che al di là del prodotto, che a me piace tantissimo, è stato bello vedere il processo che l'ha visto nascere. Noi abbiamo intitolato questa iniziativa Natale di seconda mano, che questa iniziativa vede due iniziative principali, una è questa, l'altra vedrà la luce il 23 di dicembre, lo dico a tutti se ce lo ricordiamo, e si tratta di, l'abbiamo chiamato Libro Nosce, sarà un book sharing, vogliamo, vi anticipo l'idea anche perché comunque sono sicuro che il colpo d'occhio di quella serata comunque vi lascerà comunque sorpresi, e ancora tutti in itinere, anche qui sarà un processo abbastanza partecipato, quindi lancio l'appello a chiunque volesse partecipare nei prossimi giorni a partecipare con idee e nella realizzazione. Vorremmo arredare un angolo di piazza affinché anche la piazza fosse sentita ciascuno di noi come casa nostra, e quindi una comunità che si riappropria dei propri spazi, spazi che spesso vengono dimenticati o visti fugacemente come spazi a macchina. Dobbiamo un po' rallentare anche il ritmo di vita affinché iniziamo a vivere davvero i nostri spazi che sono nostri, quindi ci dobbiamo curare noi. E quindi arrenderemo questa piazza, allestiremo un piccolo angolo di casa in cui ciascuno porterà un libro, e quindi anche il senso della cultura, una comunità che fa dono a ridosso del Natale, nel 2023, fa dono a se stessa di un qualcosa di qualcosa che ha a che fare con la cultura, quindi un qualcosa che è uno scambio che ci arricchisce tutti quanti. Io vi ringrazio di essere qui nonostante il freddo, grazie a tutti per l'emozione, per l'entusiasmo che abbiamo visto durante la rivoluzione di queste bottiglie, durante tutto il periodo natalizio, il tempo storico l'ha illuminato.
soltanto dalle luci, dalle bottiglie, ma dalla nostra voglia di fare, che spero sia soltanto l'inizio questo, vedrà altre iniziative che abbelliranno il paese. Ringrazio Donato di essere venuto e di averci sostenuto in questo percorso. Vi lascio il microfono e se vuole salutare. E grazie ancora. Io sarò brevissimo, visto il freddo e visto anche la partita dell'Inter che esce dopo, so che molti di voi. Io ci tenevo, da un certo punto di vista, ho vissuto con nostalgia e un po' di vergogna il fatto di non essere stato con voi quando avete messo in atto, diciamo, tutto questo percorso di comunità. E dall'altro punto di vista vi invidio molto, perché purtroppo, diciamo, gli impegni che ci sono mi privano di quelle emozioni a cui ero abituato condividendo con molti di voi appunto l'associazione e tutte queste iniziative. Noi abbiamo detto: la bellezza ci salverà, era questa una delle frasi che portavamo avanti. Oggi forse abbiamo restituito, non del tutto però, diciamo, un po' di bellezza a questo centro storico. Usiamo anche questo periodo di crisi che c'è per aguzzare l'ingegno. Forse non ci fosse stata questa crisi, forse se le casse comunali sarebbero state floride avremmo fatto anche noi, no? Le solite luminarie. E invece, diciamo, ci siamo posti altri problemi, un altro angolo visuale, cercando di, con le piccole risorse che abbiamo, di destinarle davvero a chi ne ha bisogno e cercare di risparmiare su quello che poi è superfluo, non trascurando però di, diciamo, garantire quel clima natalizio. E quindi oggi qui abbiamo coniugato poi Natale e sostenibilità, Natale e riciclo, Natale e centro storico, Natale e bellezza. È un bellissimo messaggio che parte oggi dal mio paese, dalla mia comunità. E io veramente vi ringrazio, perché quando all'inizio mi ha detto di questa idea, l'ho apprezzata subito, però non pensavo potesse poi arrivare a quello che oggi vediamo qui. Io ho letto anche sui giornali, su Facebook, come anche altri comuni si stiano ispirando all'esperienza che Eracle sta portando avanti. Grazie di cuore a tutti i volontari. Io ieri, l'altro ieri, sono passato in macchina alle 8:30 ed erano con le scale qui a montare tutti, c'era un via vai di gente, è bellissimo, no Renzo? Penso questa sensazione poi di gruppo, di comunità, cioè, come diceva Andrea, ci appropriamo del nostro paese e ognuno di noi vede qualcosa di suo nel proprio paese. Io la cosa che volevo lanciare oggi è che secondo me questo percorso che abbiamo iniziato io vorrei continuasse anche negli altri anni. Cioè, oggi abbiamo iniziato con il centro storico, con alcune strade. Sarebbe bello se Eracle, diciamo, in questi anni fosse il comune del Natale del riciclo, del Natale di seconda mano. E quindi adesso mettiamo, poi passato questo Natale mettiamo da parte tutta questa attrezzatura, l'anno prossimo si lavora ancora per fare meglio, mantenendo forse anche questa linea di indirizzo che abbiamo dato. Cioè, sarebbe bello tra 3-4 anni avere un paese completamente allestito, con costo zero, con il riciclo, e poter dire a tutti: siamo partiti con 20 pazzi ragazzi e siamo riusciti a dare un segnale a tutta la provincia, anche forse di più. Ho visto il tantam che c'era stato oggi su Facebook, sui giornali, e diciamo questa iniziativa viene apprezzata un po' da tutte le parti, perché dà il segno proprio di una comunità che sa inventarsi comunità e sa essere veramente comunità. Io da parte mia sono oggi, ve lo dico con il cuore e seriamente, non è giusto per dire così, indegno oggi di stare qui, perché io mi sento in difetto quando non riesco a dare una mano. E sinceramente, quando passavo in macchina e tu visti qui, al di là dei problemi amministrativi, all'interno, la voglia era quella di stare più con voi, perché anche è bello poi condividere quei momenti, cosa che adesso riesco a fare di meno. Da parte mia, da parte di tutta l'amministrazione, un grazie davvero, perché ci state aiutando tanto in questo momento di difficoltà. E vi dico, permettete anche agli altri, noi faremo un impegno di spesa di 1000 euro, 1500 per le luminarie, per attrezzare solo alcuni punti principali. Fondi che sono stati presi mediante le sponsorizzazioni, quindi senza nessun costo per le casse comunali. Questo ci permette di mantenere dei soldi da devolvere, diciamo, ai più bisognosi e ai più deboli, che poi in questo periodo di Natale sono, diciamo, le persone a cui dovremmo pensare. Quindi quei soldi li avete messi voi, li teniamo in bilancio grazie a voi, grazie alla vostra partecipazione. Di questo grazie davvero di tutto. Grazie e buona continuazione e buon lavoro, ne abbiamo bisogno.
gli ultimi ringraziamenti che vengono spediti da ricordare Donato e dagli amici elettricisti che hanno trascurato del tempo del loro lavoro per dedicarsi a questa iniziativa, al loro stato, al loro saper fare, che è una condivisione di maestranza, di esperienza, e grazie davvero, davvero a tutti. Grazie ancora e buon Natale di seconda mano.